Beh, il ruolo di questo film è, diciamo, molto, molto interessante, perché anche se il film è ambientato in un periodo storico diverso dal nostro, in realtà racconta una figura di politico comunissima che insieme al regista abbiamo deciso di interpretare proprio nel modo più realistico possibile. Azione! Guarda come cazzo vi pare! Questi signorotti, no, dei paesi o delle città del sud, non sono dei cafoni, non sono come vengono rappresentati in certa iconografia anche modesta del cinema italiano, alcune volte della televisione, eccetera. Sono delle persone normalissime, come tutti gli altri, sono, diremmo noi volgarmente, delle persone per bene. Rappresenta un mercante. Un personaggio spietato, perché il suo mercanteggiare lo deve portare lì dove lui ha deciso di arrivare. Questo lo rende mafioso, lo rende disonesto, lo rende cattivo, ma non di aspetto, nei fatti.